Dottor Luigi De Salvia e il segretario generale di Religions for Peace. Allora, di cosa si occupa questa associazione? Religions for Peace, noi siamo la sezione italiana di questo movimento che diciamo, ha una dimensione internazionale ed è in attività dal 1970, quando fu istituita a Kyoto in Giappone. E, diciamo, è costituita da rappresentanti, leaders o comunque persone di varie religioni interessate a questo tema della pace, cioè lavorare per la pace a partire dai vari patrimoni spirituali dell'umanità in cooperazione, fondando tutto questo sulla realizzazione dei diritti umani ai quali riconosciamo un valore universale. C'è un convegno su migrazioni, religioni e città interculturali. Sì. Diciamo, si è utilizzato come spunto questa giornata. Quest'anno, il 23 ottobre, cade la festa del Diwali o di Pavali, cioè la festa delle luci dell'India. In India, diciamo, questa festa ha un carattere molto inclusivo, partecipano persone anche delle altre religioni, non solo induisti o comunque quelle spiritualità che si rifanno al Sanatana Dharma, a questa tradizione di quella parte del mondo, ma appunto partecipano tutti gli altri. Allora abbiamo voluto sottolineare questo carattere di apertura. Allora, anche per quanto riguarda gli immigrati, vederli non soltanto come un problema sociale, come una difficoltà, con difficoltà soprattutto materiali, queste sono importanti, l'attenzione alle loro condizioni è così importante, l'accoglienza al primo livello e l'accoglienza comunque umana, ma vedere gli immigrati non come degli android, come così fisionomie senza volto, ma con una tradizione, con una spiritualità e quindi con le potenzialità che hanno di apporto e di innesto anche nelle culture nella storia del nostro paese si sono andate caratterizzando col nostro patrimonio. E fa parte del comitato scientifico di Arachne Ritrice? Sì, questo proprio per il mio coinvolgimento in queste dinamiche e attività, iniziative interreligiose, sono stato invitato a far parte del comitato scientifico, proprio perché Arachne vuole dare uno spazio specifico a questi temi che sono sempre attuali ma diventano ancora più urgenti in certe fasi.